Dal 5 al 9 agosto Basciano tornerà ad animarsi con la storica kermesse dedicata al prosciutto abruzzese. Siamo alla 48esima edizione, inizierà proprio domani alle 18 e a me mi piace chiamarla aspettando il 50esimo, che mancano 2 anni per il 50esimo, che dovrà essere una festa memorabile. Comunque anche adesso, anche queste altre edizioni sono sempre memorabili, perché Basciano è una sagra, la sagra del prosciutto è una sagra che attira molte persone, è un alimento ottimo e il costo è abbastanza contenuto, e poi c'è la caratteristica che viene servito ai tavoli, una cosa unica in tutto l'ambito delle sagre che si svolgono nel nostro territorio. La sagra quest'anno, giunta alla 48esima edizione, vede un ricco programma di spettacoli, musica folk itinerante, concerti, sfilata dei carri allegorici, collettiva di pittura, mostra di merletti e il tradizionale appuntamento con il Festival dell'Organetto. Abbiamo il piacere di ospitare ogni anno almeno, diciamo, circa da 50 a 60, soprattutto ragazzi, il che ci onora ancora di più, perché vuol dire che è uno strumento che ha ancora sentito dalle future leve. Abbiamo tra i vincitori del festival, annoveriamo tanti campioni mondiali dello strumento. Non so, bisogna provarlo, sentire questo, ogni angolo della piazza, del paese, il giorno di giovedì che si svolge la gara, ogni angolo risuona dell'allenamento che fanno questi ragazzi, ma cioè, ti piglia la testa nel senso buono. E poi abbiamo il solito prosciutto, che anche questo 48esima sagra, ci siamo dati come impegno solo prosciutti italiani, di animali nati, cresciuti e allevati in Italia, con almeno 18 mesi di stagionatura.